Buonasera a tutti dall'Ubi BPA Sports Center di Jesi e benvenuti alla 13ª giornata del campionato di Serie A2 Girone Est. Sulle tavole del parquet jesino oggi si sfideranno l'Aurora Basket Jesi e la GSA Udine. Io do il benvenuto al mio compagno di viaggio per questa sera, Marco Pigliapoco. Buonasera a tutti. Squadre che scendono in campo e si preparano per la palla 2 iniziale. Jesi che torna a schierare titolare Matteo Battisti dopo l'infortunio che l'ha tenuto ai box per quasi un mese. Insieme a Battisti ci sono Bowers, Davis, Benevelli e Maganza. Per Udine che conquista la palla 2, sbaglia il primo tiro dell'incontro. Udine piena di defezioni che deve fare a meno di Castelli, Truccolo, Vannuzzo tra tutti, che schiera Cuccarolo, Ferrari, Rei, Okoye e Nobile. Davis prova a rispondere dall'altra parte, altro errore e primo anche per Jesi. Okoye a condurre la transizione, si affida alle mani di Allan Rei che va da Nobile. Nobile in palleggio sulla pressione di Battisti, Okoye in punta, un po' stazionario l'attacco di Udine. Rei cerca Cuccarolo sotto canestro, non lo trova, ancora Okoye, prova col tiro pesante da tre punti, è Stanley Okoye, ex Matera e Trapani, ad aprire le danze in questa partita. Okoye trova il tiro pur con un attacco abbastanza statico di Udine, ma ha risposto subito alla grande, mentre Davis nella prima circostanza aveva sbagliato il tiro. Ora si butta dentro Benevelli e trova un buon fallo che, diciamo, consente a Jesi ora di respirare. All'Array primo fallo, i falli saranno sicuramente un fattore della partita, anche considerata appunto la rosa ristretta di Udine quest'oggi. Rosa ristrettissima per Udine, dicevamo le assenze di Castelli, di Zacchetti, di Truccolo che comunque sia in panchina, cambiato ma non sarà della partita, e di Manuel Vannuzzo. Buono il primo libero di Andrea Benevelli, va a referto anche l'Aurora Basket dopo la tripla di Okoye. Dentro anche il secondo, Benevelli che sta vivendo un periodo di leggera difficoltà dal punto di vista realizzativo, vedremo se oggi riuscirà a riprendere la marcia dopo un avvio sicuramente confortante. La partita da 32 punti a Piacenza, poi ha vissuto periodo di magra nella metà campo offensiva. Udine ora attacca con Cuccarolo, i 222 centimetri del centro udinese, va a subire fallo il recordman italiano, l'uomo più alto d'Italia, fallo del capitano jesino Marco Maganza. Sfida sicuramente quella tra Gino Cuccarolo e Marco Maganza oggi interessantissima, dicevi tu, uno dei lunghi più interessanti del campionato, Gino Cuccarolo contro Marco Maganza. Jesi fin dalla prima azione ha provato a allungare la difesa, ma Udine ne è venuto fuori bene, forse sarà un live motive della partita quest'oggi. Re in penetrazione, il fallo di Bowers, il canestro di Allan Re che sta mettendo in mostra tutto il suo talento offensivo in questo avvio. Canestro e fallo per Allan Rei che si appresta a tirare il libero aggiuntivo. Lo manda a bersaglio Allan Rei. Vantaggio di 6-2 per Udine dopo quasi due minuti di gioco. Battisti con la pressione di Nobile a superare la metà campo. Davis marcato sempre a vista da Okoye. Che palla di Dwayne Davis per la fondata di Marco Maganza. Cioccolatino natalizio per Marco Maganza che deve solo schiacciare. Buonissima la giocata jesina contro una difesa che si è molto, diciamo, come dire, schiacciata sui portatori di palla, spazio sotto canestro e ora palla recuperata e deve andare soltanto ad appoggiare a canestro Marco Maganza e Jesi subito si riporta sul 6 pari. 4-0 rapidissimo dell'Aurora Basket che ora deve difendere l'attacco udinese. Nobile spalle a canestro contro Battisti, un po' di differenza nella taglia fisica a favore del giocatore di Udine. Sbaglia Re la conclusione, rimbalzo in attacco troppo facile catturato da Cuccarolo. Okoye ci riprova da tre punti, posizione centrale, sbaglia la conclusione, tocca Benevelli, controlla Bowers, è lo stesso ex fiorentino a condurre la transizione offensiva, blocca Maganza, rolla ma non riceve,
poi lo richiama Setim Bowers, passa sul blocco e poi torna sui suoi passi. Battisti ci prova da tre punti, sfortunatissimo il playmaker fanese, ma la rimessa premia l'Aurora Basket perché c'è stato un tocco di Steno Coglia a rimbalzo. Buono il gioco offensivo dell'Aurora che ha portato appunto Tim Bowers sotto canestro, buono lo scarico, sfortunato Matteo Battisti con la palla che entra ed esce dal canestro, ma una esecuzione sicuramente apprezzabile. Rivediamo ancora l'Aurora, Tim, con Davis che riprova il tiro alla lunga e rimbalzo che premia ancora una volta Udine. Iesi che si sta affidando come al suo solito molto ai tiri pesanti, qui Ray cerca il taglio di Ferrari che era arrivato puntuale, passaggio direi troppo avanzato, punteggio che rimane sul 6 pari dopo 2 minuti e 15 secondi di gioco, scusate 3 minuti e 15 secondi, con Iesi che torna in attacco, blocco di Maganza per Davis, si apre un'autostrada per il ragazzo da Filadelfia che si arrampica sul difensore e va a concludere in maniera molto elegante appoggiando a tabellone. Buona, buonissima l'esecuzione di Dwayne Davis. Ora vediamo Cuccarolo che va a giocarsi spalla canestro contro Marco Maganza. L'errore di Cuccarolo, riparte Iesi, vediamo se Dwayne Davis vorrà continuare ad attaccare il canestro, invece si gioca il pick and roll con Tim Bowers che punisce dai 6 e 25. Buonissima esecuzione e Iesi che fino ad ora aveva trovato canestri da sotto trova il primo canestro a lunga distanza, buon segno per Iesi. Udine dovrà rivedere qualcosa nelle azioni appunto dicevamo di pick and roll. Pick and roll giocato anche da Udine qui con Ray e Cuccarolo, scusate, con Okoye e Cuccarolo. Proprio Okoye si prende un altro tiro da tre punti, non va nemmeno questo. Bowers con il 90% di esperienza e il 10% di astuzia va a recuperare questa palla vagante sparandola sul corpo di Gino Cuccarolo e guadagnandosi la rimessa nella metà campo difensiva dell'Aurora. È proprio Tim Bowers ad impostare la nuova azione offensiva per la squadra di coach Damiano Cagnazzo. Battisti vede in angolo Benevelli e lo serve, batte al centro Benevelli, il suo uomo alza la parabola, la palla entra, subisce il fallo Benevelli, Andrea Lunetta con tiro libero supplementare. Se Benevelli doveva dare una risposta direi Marco che la sta dando e è molto positiva in questo avvio. Andrea Benevelli batte in modo netto Michele Ferrari, buona l'azione di Benevelli che dai 6-25 è penetrato in area, poi è andato a trovare questo semigancio diciamo con fallo dai 4 metri, buonissima l'azione. Udine che sembrava accennare anche una zona, ma insomma Benevelli molto bravo ad entrare ed ora però sbaglia il tiro libero aggiuntivo. Buonissima l'azione di Iesi che però sembra essere in palla, mentre Udine sta facendo dopo un buon inizio sembra essere un pochino in difficoltà quantomeno a livello di ritmo, ritenta a mettere la palla sotto canestro Udine, prova la giocata ma c'è il fischio dell'arbitro, vediamo la chiamata. C'è il fallo di Dwayne Davis, Iesi che aveva collassato sotto canestro, ma l'arbitro ha sanzionato appunto il fallo di Dwayne Davis. Attenzione, insomma, Dwayne Davis sempre con i falli. E Udine che riparte dalla rimessa, prova il tiro da tre punti. C'è la correzione a canestro per Udine. Alla Ray ritrova il canestro dopo un periodo di magra per Udine. A te. Ci riprova Davis da lontanissimo con una semplicità impressionante. Davis la spara da qualsiasi posizione, si iscrive alla partita Davis anche da tre punti. Ray ribalta molto bene il pallone per Okoye in angolo che non sfrutta il vantaggio, anzi consegna il pallone nelle mani di Tim Bowers che va tranquillamente ad appoggiare il canestro del 18-9. E Lino Lardo deve necessariamente rifugiarsi in time out. Iesi sembra giocare con altri ritmi, di corsa, ha trovato diversi canestri con buone transizioni e con azioni dai primi secondi appunto del possesso palla. Udine che vuoi per la rosa ristretta, vuoi forse per caratteristiche di squadra, sta cercando di
rallentare i ritmi, ma sta trovando grosse difficoltà nonostante la palla arrivi sotto spesso e volentieri a Gino Cuccarolo, ma poi nel momento in cui la difesa chiesina collassa dietro, polveri bagnate fino a questo momento per gli esterni udinesi, e questo ha fatto sì che Iesi ha potuto partire diverse volte in contropiede e ha trovato buone conclusioni come l'ultima di Tim Bowers. Iesi in vantaggio, time out per Rino Lardo. Iesi che sta tirando perfettamente da due punti, 5 su 5 e 2 su 5 da 3. Udine invece con 1 su 4 da 2 punti e 2 su 4 da 3 punti. Due tiri liberi realizzati per Iesi e uno per Udine. Dato che balza all'occhio per Udine sono le tre palle perse, specialmente quest'ultima di Okoye che nel cercare un ribaltamento contro la zona iesina ha consegnato il pallone direttamente nelle mani di Tim Bowers. Si riparte dopo il timeout obbligatorio per coach Lino Lardo col pallone proprio tra le mani della sua squadra. Ferrari si divora un canestro, ma ci pensa Cuccarolo a correggere da distanza ravvicinata. Attacca e batte molto bene il pressing Udine. Bravissimo Bowers a pescare Dwayne Davis, che in maniera altrettanto buona stava tenendo davanti a sé Alan Ray, aspettando solamente l'imbeccata del compagno e connazionale. Non è riuscito a trovare il canestro solamente per un fallo di Alan Ray, che lo manda in lunetta con due tiri liberi. Difesa allungate per entrambe le squadre, Udine si è mangiato il canestro, Davis si è preso il suo fallo, soprattutto è il secondo fallo di Alan Ray, e questo è un dato per la partita, perché Udine, giocando appunto già con una formazione decimata agli infortuni, sicuramente dovrà guardare anche questo aspetto. Davis intanto centra il primo tiro libero, va a segno anche con il secondo e Udine riparte. Pressing a tutto campo per Iesi, che prova a mangiucchiare qualche secondo dai 24 dell'azione udinese. Lo supera abbastanza facilmente Udine. Ferrari in post basso in angolo per Alan Ray, invitato a nozze, sbaglia però la conclusione che batte sul primo ferro. Cuccarolo conquista e rimbalza in attacco, serve ancora Ray che persevera, stavolta viene premiato. Tripla del meno 6, 20 a 14 in favore dell'Aurora Basket. Risponde con la zona anche Udine, però fronte dispari, 3-2. Davis la vuole punire col tiro pesante, Benevelli a rimbalzo, sbaglia Maganza con la specialità della casa, il rimbalzo in attacco e la correzione a distanza ravvicinata. 3-2 per Udine con Davis che affretta il suo tiro da tre punti. Bravissimo Maganza ad andare a riciclare un pallone che sembrava perso. Le difese stanno cercando di adattarsi, Udine con Cuccarolo in questo momento sta creando grossi problemi a Iesi, soprattutto a rimbalzo. Ora vediamo l'azione di Udine che prova a giocarsi l'ennesimo pick and roll con il suo americano, si butta dentro al tiro al termine dei 24 secondi sul secondo ferro. Iesi recupera il rimbalzo difensivo e ripartirà. Sicuramente il dato che emerge è che appunto Iesi sta un attimino, forse Davis sta affrettando qualche tiro, Udine sta facendo fatica da fuori, a parte la bomba di prima di Davis, il canestro prima di Davis, ma Cuccarolo sta in questo momento per Udine è un fattore, e Iesi dovrà fare molta attenzione sotto canestro. Bowers contro Pinton, che è entrato in campo insieme a Diop al posto di Ray e Ferrari. Anzi no, Ferrari è rimasto in campo. Benevelli da tre punti con il fallo proprio di Ferrari. Gran giocata di Andrea Benevelli, e non è nemmeno la prima volta che lo vediamo segnare una tripla con il fallo. UBPPA Sports Center che va in escandescenza. È uscito Cuccarolo, scusate, non Ferrari, è entrato Diop. Mentre per Iesi esce Matteo Battisti tra gli applausi scroscianti sempre del generosissimo pubblico iesino nei suoi confronti, e dentro Pippo Alessandri, reduce dagli 11 punti di Roseto e da una buonissima prova casalinga contro Ferrara con 16 punti e una gran mano nella vittoria conquistata dalla squadra di coach Cagnazzo. Buono anche il libero aggiuntivo di Andrea Benevelli, che va a portarsi a quota 8 punti nel solo primo quarto di gioco. Traini batte molto bene il tentativo di pressing avversario,
sbaglia la conclusione poi ravvicinata a Ferrari, rimbalzo premia dopo un po' di bagarre Filippo Alessandri che va subito da Davis, Davis attacca Ferrari, si porta il pallone in tasca praticamente, poi l'arbitro decide di fischiare il fallo in attacco nei confronti di Ferrari e secondo fallo di Davis, direi fischio rivedibile questo qui Marco. Fischio sicuramente discutibile, sembrava semmai più il contatto del difensore udinese aver fatto cadere e in qualche modo deragliare Dwayne Davis, ma sta di fatto che l'arbitro ha fischiato e sta di fatto che da qualche azione le due squadre stanno accelerando moltissimo le esecuzioni di tiro, ma questa scelta sembra premiare in qualche modo più Iesi. Udine sta forzando molto, Traini poi un giocatore che si adatta diciamo a qualche scelta avventata e anche ora una ennesima tripla, questa volta però messa a segno da Ray, anche qui un po' estemporanea, ma insomma bravo alla Ray. Udine si avvicina e Iesi riparte con Dwayne Davis dall'angolo. Davis cerca Benevelli, c'è un fallo però ad interrompere il gioco, fallo di Ferrari, terzo fallo se non sbaglio per Ferrari. Campanello d'allarme abbastanza grosso per Lino Lardo che ha le rotazioni cortissime e deve anche battagliare con il problema dei falli. Lardo manda subito in campo Nobile a prelevare Michele Ferrari. Gioco forza, va a sedere in panchina Ferrari, gravato di 3 penalità. Cambio anche per coach Cagnazzo che fa sedere Davis per evitare anch'egli un problema di penalità. Applauditissimo anche Davis, si scambia il 5 con il subentrato Andrea Picarelli. Picarelli che sta attraversando un buonissimo periodo dopo delle difficoltà iniziali anche a trovare minutaggio. Tanto Maganza e Lunetta realizza il primo. Dicevo, Picarelli che nella debacle di Roseto e nella pochezza generale non ha offerto un cattivo contributo. Cortissimo il secondo libero di Maganza, Pinton dall'altra parte per Nobile, ancora Nobile, scambia con Okoye da 3 punti, ci riprova Okoye, stavolta ritrova fortuna. Udine si affida esclusivamente al tiro da 3 punti, Iesi continua a lasciarglielo, ok la difesa zona, ma una mano andrebbe messa e Udine rimane a meno 7. Bowers in penetrazione, prova a battere la difesa, ci riesce, Diop si butta, poi Alessandri cerca Benevelli, Benevelli non riesce a controllare, ha affrettato un po' probabilmente qui l'attacco Iesi e Udine ne giova perché ne esce col pallone tra le mani. La zona di Udine in questo caso ci ha portato ad affrettare un'esecuzione in attacco e ad forzarla un pochino, molto meglio prima quando siamo andati a trovare un buonissimo mismatch. Dicevi bene tu, in difesa sicuramente stiamo sfidando un pochino Udine a 3 punti, sarebbe bene insomma non eccedere, anche perché quest'oggi possiamo dire che Iesi è una rotazione un pochino più lunga, quindi si può spendere un pochino di più in difesa. E quindi lasciare questi tiri ad Okoye o ad Allarrei sicuramente alla lunga è un rischio, ma quest'oggi punteggio abbastanza, anzi decisamente alto, e quindi una partita anche particolare da questo punto di vista. Iesi dovrà adattarsi un pochino, soprattutto se Okoye troverà la giornata giusta al tiro. 2 su 2 di Nobile a cronometro fermo, che con Udine che mangia ancora qualche punticino a Iesi, si porta sul meno 5 con un parziale aperto di 5-0. Picarelli contro Diop, cerca Maganza e lo trova molto bene, Maganza deve solo appoggiare a canestro, bravo Maganza a mettersi in visione sotto canestro tra la zona 3-2 di Udine e bravo Picarelli a servirlo. Nobile proprio contro il classe 96 milanese, Bowers spezza i blocchi e insegue Pinton impedendogli la ricezione. Anche Alessandri difende molto bene sul taglio di Traini. Udine deve improvvisare con un pick and roll tra Nobile e Diop. Alessandri buca l'aiuto cercando il pallone a Diop. Diop ha un'autostrada davanti a sé per appoggiare al tabellone 2 punti. Clamorosa la dormita difensiva iesina che ora rimediamo immediatamente con un canestro di Tim Bowers da 3 punti, venuto dal niente prima in fase difensiva,
un aiuto che è venuto a mancare, difesa che è tornata a uomo e canestro facile per Udine. Iesi è tornata a uomo, difesa classica, vediamo adesso se riusciremo a stringere un pochino le maglie. Riprova Udine a tre punti e la fiera del canestro va avanti. Sulla sirena di fine primo quarto ancora Stanley Okoye, un primo quarto spaventoso dal punto di vista realizzativo, si conclude sul 32-27 in favore dell'Aurora Basket. Primo quarto di gioco sfavillante per quanto riguarda le statistiche col tiro pesante, 4 su 8, un buon 50% per Iesi e 6 su 9 da 3 per la squadra di coach Lardo. Ricomincia il secondo quarto di gioco con gli stessi uomini in campo di fine primo quarto, c'è un fallo di Pinton che prova a forzare un blocco contro Andrea Picarelli, c'è il fischio dell'arbitro penalizzare Mauro Pinton. Bowers contro Nobile, va da Maganza che gli ridà subito il pallone, Bowers prova ad attaccare, Diop con un buon aiuto, Benevelli in angolo per Alessandri, si prende un arresto e tiro dalla media, Maganza a lottare sempre a rimbalzo in attacco e a conquistarne un altro semigancio dalla media, cortissimo stavolta, e Udine che torna in attacco con Mauro Pinton a posizionare i suoi compagni, chiamare un doppio blocco alto, sfruttato quello di Diop che poi taglia dentro ma non riceve. Nobile, ancora un pick and roll con Okoye che si apre. Diop lasciato tirare da tre punti, stavolta sbaglia. C'è Bowers a controllare il rimbalzo in attacco. Ritmi per il momento più tranquilli di quelli del primo quarto. Iesi che prova a giocare con l'astuzia cercando Maganza sotto canestro, Picarelli sbaglia la tripla, sarebbe stata importante qui la realizzazione. Okoye corre subito dall'altra parte, serve Traini che batte Picarelli, Traini ottimo arresto che fa saltare anche un giocatore esperto come Bowers e poi trova il fondo del cestello. Traini trova un canestro di pregevole fattura, mentre Iesi dopo due azioni non ha ancora trovato la via del canestro, appunto dopo due penetra e scarica andati non a buon fine, ritmi abbassati come dicevi tu rispetto al primo quarto, questo era ovviamente auspicabile e probabilmente preventivabile. Benevelli intanto si appoggia al vetro, trova i due punti che sbloccano il punteggio per Iesi all'inizio di questo secondo quarto, mentre Udine in attacco va a trovare un fallo, un buon fallo per fallo di Pippo Alessandri, e Iesi ora deve stringere le maglie in difesa. Doppio cambio per coach Cagnazzo, fuori Picarelli e Bowers, dentro Battisti e Dwayne Davis, rimessa dal lato per Udine con Pinton incaricato a rimettere il pallone in gioco nelle mani di Andrea Traini, pick and roll con Diop che si allarga un po', forse un po' troppo, per impedire ad Alessandri di stare sull'uomo. Pinton fuori ritmo da lontano, sbaglia il tiro, lotta tra Maganza e Diop, c'è il fallo di Marco Maganza, fallo del capitano Aurorino, nessuno dei due hanno trovato il pallone, Diop ha subito però il fallo del numero 11 e coach Cagnazzo fa alzare dalla panchina per la prima volta questa sera Giga Ianelizze, che va a prelevare proprio Marco Maganza tra gli applausi dell'Ubi BPA Sports Center. Importante il contributo che potrà offrire oggi Giga Ianelizze, con Udine in emergenza per quanto riguarda il reparto lunghi e Iesi che deve invece puntellare proprio in quel reparto durante questa partita. Sì, fallo fischiato a Marco Maganza, probabilmente dubbio, un contatto tra tutti e due i giocatori, l'arbitro ha penalizzato il capitano Rorino, ma
comunque la difesa aveva prodotto, aveva fatto produrre a Udine un tiro scriteriato di Mauro Pinton. Ancora una volta una forzatura da parte di Udine, Iesi riparte di slancio ma si gioca col cronometro in mano, ancora un contatto dubbio, l'arbitro decide di non fischiare, Iesi va dai 6-25 ma ancora un errore e Udine può ripartire. Riparte forte con Traini in palleggio, Battisti prova a fermarlo, bravo Benevelli ad impaurire il playmaker pesarese e a fargli cambiare la conclusione, il fallo in attacco fischiato a Davis di una platealità clamorosa dall'arbitro e Davis qua potrebbe scaldarsi conoscendo il tipo, e terzo fallo di Dwayne Davis. Momenti di gloria servono a tutti, anche agli arbitri ogni tanto, che però tante volte se ne approfittano, e arriva anche il tecnico per Davis. Siamo al terzo fallo per Davis, ma qui più che un momento di gloria è un momento di quasi di follia per gli arbitri, che tra l'altro fischiano anche il tecnico a Davis, e quindi quarto fallo in un amen, ma francamente l'azione era stata molto chiara, il fallo in attacco assolutamente non c'era, una scelta ci sentiamo dire totalmente sbagliata, si scalda il pubblico del Palatriccoli, in qualche modo ha ragione, ora Iesi dovrà rimanere con la testa in partita, ma sicuramente questa azione è una di quelle azioni che possono far girare il match, e ci sentiamo di dire dalla nostra postazione è stata abbastanza evidente, Eugenio, insomma una scelta del tutto sbagliata da parte degli arbitri. Il problema rimane quello, non c'è comunicazione con gli arbitri fanno di tutto per far imbufalire i giocatori in queste occasioni, perché nemmeno si sprecano a dare spiegazioni per un fischio, e è un atteggiamento che a me personalmente fa infastidire, infastidisce molto questo, e poi è un altro fallo, è sempre lo stesso arbitro a fischiare un fallo. Veramente clamoroso questo fischio, perché Marco, hai visto qualcosa tu? Aiutami. No, qui siamo quasi alla provocazione, consentemi, allora non esasperiamo gli animi, ma francamente in pochi secondi la terna, anzi lo stesso arbitro ne ha combinata una più di Bertoldo, veramente Davis, quattro falli anche adesso, un'azione in cui non abbiamo visto nulla, fischiato un fallo a favore di Udine. Diciamo che se il buongiorno si vede al mattino, qui con questa terna oggi ne vedremo delle belle, caro Eugenio, o delle brutte. 2-2 di Nobile, che ne approfitta zitto zitto del momento di sbandamento generale, e ora Iesi deve rimanere concentrata sulla partita per non vanificare quanto di buono fatto finora. Alessandri interrompe il palleggio in una zona abbastanza problematica, Bowers corre in soccorso del compagno e trova un canestrone per far respirare l'Aurora, che torna sul più 5, 36-31. Okoye, ora dobbiamo solo giocare a pallacanestro, fallo di Ianelizzi, e qui giusto il fischio, nulla da dire stavolta. Qui il fallo è netto, è chiaro, e ha fatto bene a fischiare. Nell'azione precedente Tim Bowers ha detto agli arbitri: voi fischiate pure, io mi invento canestri, e quindi va bene così. Ripeto, ora Iesi deve rimanere in partita con la testa, Udine chiaramente ha approfittato di questo momento per avvicinarsi, ma il filo logico della partita Iesi non dovrebbe perderlo, o dovrebbe cercare di non perderlo, anche se naturalmente in queste condizioni, con il miglior fromboliere arancio-blu fuori per quattro falli, diventa sicuramente complesso. Sforzo da chiedere a tutti gli altri, Tim Bowers ha già detto presento. Alessandri va da Battisti, ancora Bowers a smarcarsi e a cercare di liberarsi della fastidiosissima difesa di Okoye, roccioso difensore. Bowers ci riprova da tre punti, stavolta è corta, rimbalzo di Ray, corre Okoye, se ne avvede Battisti, Ray con un preziosismo di troppo va a perdere il pallone, viene beccato dal nervoso pubblico iesino, che è stato sicuramente pizzicato dal fattaccio precedente. Bowers ancora, Coscagnazzo si appiglia all'esperienza e al talento, soprattutto alla leadership della sua guardia americana, Battisti
Ottima palla di Janelizia per Benevelli, che non controlla, prima sbatte sul tabellone, poi Okoye lo stoppa e arriva il fischio in favore di Andrea Benevelli con il fallo di Usman Diop. Primo fallo per Diop, secondo di squadra per Udine. Fantastico il dato dei falli di squadra, 5 per Jesi e 2 per Udine a un minuto da metà quarto. E soprattutto il pubblico jesino ancora si arrabbia per qualunque fallo fischiato contro o a favore, naturalmente, ma dicevamo sia prima sia in questo caso il fallo era netto e gli arbitri non potevano non fischiarlo. Buona l'azione jesina che ha trovato la palla sotto per Andrea Benevelli e sembra che questo dentro fuori stia in qualche modo comunque premiando l'attacco jesino. Ripeto, c'è da rimanere in partita per Jesi e soprattutto con la testa, senza farsi condizionare troppo da una situazione ambientale che a questo punto è diventata un pochino incandescente. Di certo c'è non una partita natalizia da questo punto di vista. Certamente l'aria non è quella, anche perché è una partita fondamentale per entrambe le squadre. Jesi a 10 punti in classifica, Udine subito sotto a 8, il Rey si inventa una tripla qui, uscendo dai blocchi, talento puro di Allan Rey. 12 punti dell'ex Virtus Bologna, come 12 sono quelli di Andrea Benevelli, migliori realizzatori di questa sera. Battisti vede Bauer, se lo serve, davanti a sé c'è Mauro Pinton, blocco di Janelizia non sfruttato, Battisti batte la difesa, alza la parabola, sbaglia il tiro, Benevelli, Janelizia lottano a rimbalzo, la meglio Okoye, Pinton trova molto bene Rey che torna sui suoi passi e non affretta la conclusione, rischio di palming per Rey. Okoye in angolo contro Benevelli, tiene benissimo la penetrazione in lungo pesarese e costringe Okoye a buttare il pallone nelle mani di Bowers. Janelizia appoggia al ferro. Ma io vorrei far notare una cosa, Diop probabilmente è stato più per terra che in piedi. È un caso che il fallo tecnico sia arrivato in occasione di uno sfondamento subito da Diop? Diop sta in qualche modo facendo l'attore, ma gli arbitri lo stanno premiando. Canestro di Janelizia prima, ma canestro di Benevelli in difesa perché ha fatto una grossa difesa, ha consentito la ripartenza jesina, poi bravo in avvicinamento Janelizia a concludere. Chiaramente c'è qualcosa che non sta funzionando, io credo, nella terna, fammelo dire, in generale. Parlavi prima del rischio palming, era un palming che c'era e non hanno visto. Udine riparte, vediamo se ancora una volta tenteranno di colpirci col tiro da fuori. Sì, ma insomma il tempo stava scadendo. La difesa jesina, comunque c'è da dire Eugenio che quest'oggi sembra che, a parte qualche tiro estemporaneo di Udine dalla lunga distanza, sta trovando delle buone soluzioni per fermare i frombolieri udinesi. Palla persa e soprattutto occasione sprecata da Udine per riavvicinarsi ulteriormente. Jesi dovrà per forza pestare sul pedale dell'acceleratore e scavare un solco abbastanza importante per impedire a Udine di tornare in partita con Davis fuori. Si va da Maganza sotto canestro, fuori per Picarelli, ci riprova da tre punti, sbaglia ma rimbalzo di Janelizia, poi Maganza si ritrova il pallone in mano, si prende il tiro da tre punti! Abbiamo visto in diretta l'assistente Maurizio Rossetti, l'assistente jesino, mettersi le mani sulla testa come per dire ma cosa fa? Poi l'esito, diciamo che ha placato tutti, perché credo che non solo Maurizio Rossetti stesse preoccupandosi del tiro di Maganza, Marco. Allora, Jesi deve sopperire all'assenza di Dwayne Davis in panchina con 4 falli, ha provato a farlo Matteo Battisti buttandosi dentro, ferro per lui, ha provato a farlo Picarelli da fuori, ferro per lui, capitano Marco Maganza ha detto allora da tre ci provo io e guarda un po', faccio canestro. Maurizio Rossetti probabilmente dovrà offrire pasta e pasticcini e aperitivi domani per la bomba di Marco Maganza. Sta di fatto che Jesi ritrova il filo della partita e costringe Lino Lardo a chiamare time out. Cifre ottime per Jesi per quanto riguarda le statistiche, nei tiri da due è quasi perfetta l'Aurora Basket,
10 su 14, mentre da 3 pecca di imprecisione, 5 su 13. Al contrario, Udine più precisa da 3 punti che da 2, 7 su 12 con tiro pesante, 4 su 12 da 2 punti. Poi ci sono i 6 rimbalzi in attacco per Iesi e 4 per Udine, e 7 assist per Iesi e 6 per la GSA. Udine proprio in attacco con Ray, che arresta il palleggio, poi tenta una conclusione abbastanza scoordinata. Cuccarolo prova a girarsi e commette infrazione di passi, anzi fallo in attacco, perché allarga il gomito. C'è un fischio che finalmente non va a punire l'Aurora Basket per quanto riguarda le penalità. Questo diciamo che è stato un fallo fischiato, diciamo, dal pubblico iesino, che forse si è accorto anche prima dell'arbitro, la gomitata, ma era talmente evidente e non potevano far altro che fischiare il fallo. Iesi riparte in attacco e va a cercare una soluzione che comunque non va a buon fine, ma Iesi recupera palla e riavanza ancora Pippo Alessandri. Vediamo, palla sull'esterno, andiamo a cercare una soluzione, gli arbitri non fischiano e poi facciamo una grossa confusione. Rimessa per Udine. Confusione veramente è la parola giusta nell'attacco iesino, con Picarelli che ha deragliato e Ianelizze per fortuna ha trovato il pallone, ma poi ha provato a lanciare una preghiera sullo scadere dei 24 che non ha trovato fortuna. Pinton, buono lo show di Ianelizze, che però lascia solo Gatto sotto per Cuccarolo, che fa sportellate ancora una volta con Maganza. Bravo Cuccarolo ad appoggiarsi al ferro, anche abbastanza fortunato nel rimbalzo del pallone che è andato ad assegnare i due punti al centro numero 11 di Udine. Picarelli per Maganza, ribaltamento di lato per Bowers. Iesi che sta facendo veramente gran confusione e gran fatica in attacco a trovare una conclusione che non sia un'invenzione di Bowers, come in questo caso un tiro da tre punti. Bowers si schianta sul tabellone, poi Ray preferisce rallentare i ritmi, blocco di Cuccarolo, Ray tira da dietro il blocco da tre punti, c'è l'errore e il rimbalzo di Ianelizze. Poi Battisti prova ad accelerare, si ferma, interrompe il palleggio e va proprio da Ianelizze, che è da solo, può provare la sua caratteristica conclusione da tre punti centrale, non lo fa. Bowers batte Nobile, Battisti da tre punti, importante dall'angolo, non va, ma rimbalzo ancora di Maganza che trova Battisti. Si gioca, vale tutto. Bowers spezza un raddoppio clamorosamente, poi alza la parabola cercando un 2 più 1, trova solamente il fallo, ma in questo momento per Iesi vale molto di più di due semplici tiri liberi. Il fallo conquistato da Bowers è sicuramente oro. Udine sta stringendo l'area, sta chiudendo l'area, Iesi fa difficoltà in questo momento a dar palla sotto e entrare dalla distanza. Ora facciamo qualche difficoltà di troppo, Matteo Battisti ha sbagliato il tiro alla sua mattonella, bravi a recuperare il rimbalzo. Tim Bowers ha dovuto spezzare un raddoppio, buttarsi dentro e andare un po' alla cieca, bene così per il fallo. Sicuramente dobbiamo però migliorare per Iesi le statistiche dal tiro alla lunga, perché se Udine stringe le maglie poi per noi altrimenti diventa un problema. 2 su 2 per Tim Bowers, un 2 su 2 che dà fiato all'Aurora. Udine attacca con Okoye contro Picarelli, fallo e canestro, fallo banalissimo di Picarelli. Okoye prende e porta a casa 2 più 1 anche per Stanley Okoye, secondo fallo di Andrea Picarelli. Richiamato in panchina Giga Ianelizze, lascia il posto ad Andrea Benevelli. Deve limitare questo l'Aurora Basket, queste sciocchezze che però portano tanto nel tabellino degli avversari, come in questo caso il libero aggiuntivo segnato da Stanley Okoye, che arriva zitto zitto a quota 14, scavalca Ray come miglior realizzatore dell'incontro. Torna avanti l'Aurora con Benevelli, spalla a canestro, fa sportellate con Gatto, tiro in allontanamento abbastanza difficile, altro rimbalzo in attacco controllato da Maganza. E extra possesso per l'Aurora, che però deve concretizzarli questi extra possessi. Bowers, un po' di difficoltà nel ball handling, taglia Maganza ma non riceve. Picarelli ci riprova da tre punti, importante
sputata la conclusione dal ferro, 0 su 3 che pesa per Picarelli dalla lunga distanza. La fiscalità regna sovrana questa sera nei tre in grigio. Fallo per Battisti a un minuto dalla fine del, del secondo quarto. Per il bonus Nobile va a tirare due tiri liberi. Fallo di Matteo Battisti, ma il dato soprattutto è che Iesi non riesce a trovare risorse alternative in questo momento nei nostri esterni. Picarelli sta litigando quest'oggi col canestro, bene, perché si sta prendendo responsabilità ma non sta facendo canestro, e questo sicuramente è un problema, insieme allo zero per Matteo Battisti, con Davis appunto in panchina con quattro falli. E Udine sta rosicchiando punto a punto senza troppo sforzo. Iesi deve trovare alternative per andare a canestro. Bravo Maganza a sfidare Cuccarolo anche sul piano fisico. Cuccarolo che deve ricorrere ad un fallo per fermare l'iniziativa di Marco Maganza, che di fianco a Cuccarolo sembra piccolo, ma possiamo assicurare che Maganza è un bel pezzo d'uomo, insomma, sono 205 centimetri, non sono briciole. Cuccarolo di più e non di poco. Sbaglia il primo libero Maganza, torna a far fatica e a bisticciare con i tiri a cronometro fermo il capitano Iesino. Intanto è pronto Gianelizzi a prelevare il numero 11 in caso di realizzazione. Realizzazione che non arriva per lo sconforto del pubblico e anche dello stesso Maganza. 0 su 2 che fa male per Iesi, perché Udine ha il possesso per impattarla a 45 addirittura con una giocata da 3 punti per superare l'Aurora. Rei si avventura vicino al ferro, sbaglia la conclusione, rimbalzo di Maganza, 26 secondi alla fine del quarto. Battisti vede benissimo il taglio di Maganza, Gatto lo ferma e il pallone che termina fuori, ma il possesso rimane tra le mani dell'Aurora. Arriva ora il cambio per l'Aurora e anche per Udine. Dentro Gianelizzi, fuori Maganza per Iesi, dentro Traini, fuori Rei per Udine, è rimessa dal fondo a 20 secondi alla fine con 15 sul cronometro e 24 per la squadra di coach Cagnazzo. Gianelizze per Battisti, Traini buca l'anticipo, ancora Gianelizze, Benevelli, Picarelli, si deve affrettare l'Aurora a cercare una conclusione che non sia appunto un tiro scriteriato da 3 punti. Ma all'Aurora piace questo tipo di scelte, perché Bowers la manda a bersaglio, Traini alza la parabola con una preghiera dai 6,75, non trova fortuna. C'è la sirena di fine secondo quarto, Aurora 48, Udine pronto per la ripresa delle ostilità nel match della 13ª giornata di Serie A2 tra Aurora Basket Iesi e GSA Udine, con l'Aurora Basket in vantaggio col punteggio di 48 a 43 dopo 20 minuti di gioco. Partita ripresa col pallone nelle mani di Udine, Rei subito a prendersi una forzatura da 3 punti, pallone che si spegne sul out sotto il canestro difeso dall'Aurora Basket senza nemmeno toccare il ferro. Parte discretamente male, direi, Udine con questo attacco molto improvvisato. Vedremo se Iesi riuscirà a rimettersi in carreggiata, diciamo, dopo un secondo quarto ai limiti del disastroso. Picarelli rischia di fare subito la frittata. Per fortuna la legge del possesso alternato premia l'Aurora Basket, ma certamente è una palla quasi persa che poteva essere evitata con un pelo più di accortezza, Marco. Sicuramente sì, inizio del quarto mostruoso da parte di entrambe le squadre. Alla Rei una forzatura a 3 punti che non ha preso nemmeno il ferro. Picarelli da parte sua ha tentato di fare pari, ma intanto è la seconda bomba della giornata per Marco Maganza, notizia della domenica. Marco Maganza, che già aveva un 19 di valutazione alla fine dei primi due quarti, continua oggi a voler essere protagonista. Forse il suo essere triestino, caro Eugenio, oggi per lui è un derby e sta facendo cose che non avevamo mai visto da Marco Maganza. Ma Udine, insomma, ha risposto con un canestro da sotto e palla in attacco per Iesi. Iesi che con Bowers gestisce il possesso, si prende un tiro con un piede sulla linea Team Bowers, poi Okoye non controlla per un attimo il pallone, si getta
fuori per recuperarla, ci riesce. Battisti deve fermare Anlarrei per non essere battuto e non concedere un canestro troppo facile alla guardia americana di Udine. Secondo fallo di Matteo Battisti. Maganza veramente in formato gigante oggi, 14 punti e 8 rimbalzi, con di quei 5 in attacco. Uno dei migliori rimbalzisti offensivi dell'intero campionato è proprio Marco Maganza. Pallone rimesso in campo e fallo in attacco per Ferrari, che dopo appena un minuto e mezzo di gioco commette il quarto fallo. Era stato fuori dalla partita per quasi tutto il secondo quarto Ferrari, anzi per tutto il secondo quarto. Ed ora rischia di estromettersi alla partita da solo molto presto. Iesi ringrazia e torna in avanti con Battisti in cabina di regia, difeso molto bene da Nobile. Perde tanti secondi Iesi, sono rimasti 10 per l'azione offensiva. Picarelli va ancora da Battisti, 5 secondi per tirare per Iesi, va centralmente Battisti ma deraglia e perde palla. Okoye accelera, Picarelli si frappone tra il numero 5 di Nese e il canestro, ma Okoye non ne vuol sapere niente, segna il canestro del meno 3. La pressione di Udine sta mettendo in grossa difficoltà Iesi, che perde molti secondi per imbastire un'azione d'attacco. Udine, diciamo, come dire, ne approfitta poi in contropiede ancora una volta. Questa volta la rimessa è per Iesi, ma la pressione sugli esterni ci sta mettendo in grossa difficoltà. Sta mettendo in grossa difficoltà Iesi, che deve trovare soluzioni alternative, come avevamo detto anche durante i primi due quarti, all'assenza di Dwayne Davis. Si ricomincia dal palleggio, la palla va sotto canestro, dentro fuori, tiro da tre punti, ferro per Iesi, riparte Udine. Blocco di Cuccarolo a centrocampo, che, dove il povero Battisti si schianta con tutto il corpo. Ray alza la parabola, ancora il talento di Alan Ray che si carica sulle spalle la squadra. Invece Davis dalla panchina sofferente si alza in piedi e prova ad incitare i propri compagni. Maganza cerca e trova Tim Bowers, fa una fatica tremenda Iesi in attacco. Bowers sotto per Maganza, anticipato da Okoye, 3 contro 2 per Udine. Ray, bravo Picarelli a difendere il canestro, poi Ray sbaglia ma conquista il rimbalzo in attacco Okoye. Ancora Ray, Battisti, fallo in attacco di Ray. Fallo in attacco per Alan Ray, bravissimo Battisti a mettersi davanti all'avversario. Ho qualche dubbio, sinceramente, voglio essere imparziale, questo è quello che mi chiedono, ho qualche dubbio su questo fischio, molto sinceramente. Diciamolo tranquillamente, caro Eugenio, qui il fallo in attacco di Alan Ray non c'era, ma intanto terzo fallo per Alan Ray. Però il tema della partita è che Iesi fa difficoltà in attacco e Udine, se può correre, diventa una squadra assolutamente temibile. Quindi Iesi deve migliorare le percentuali in attacco e soprattutto non far correre Udine. Purtroppo detto ma non fatto, perché continuiamo a spadellare da tre punti. Detto questo, bisogna stringere le maglie difensive. Ancora un fallo però per la difesa iesina. Iesi appunto, che in questo momento deve serrare le file in attacco, provare a dare qualche palla sotto in più, perché da fuori stiamo facendo molta fatica. Andrea Picarelli oggi non sembra nella sua giornata migliore, adesso è andato a trovare il terzo fallo personale. Sta di fatto che Udine è una squadra che sembra che senza faticare, in realtà non è così, sicuramente ha fatto la sua partita, anche perché giocano veramente con 7 giocatori contati, però si trova a contatto con Iesi, palla in mano. Anzi, ecco qua il canestro di Udine e sorpasso. Sorpasso Udine, che trova il primo vantaggio dopo la tripla iniziale di Alan Ray, se non sbaglio. Picarelli prova a rispondere e si sblocca Andrea Picarelli, e ci voleva tantissimo questa tripla. La chiamata al nostro Marco, la chiamata la tripla di Andrea Picarelli. Tanto interruzione perché c'è il fallo di Benevelli su Ferrari. Tripla veramente importante per Andrea Picarelli, per lui e anche per la squadra. Alla faccia mia avevo detto che non era in partita, benissimo, si è preso una tripla, probabilmente nemmeno dentro uno schema, ma bene così, ha fatto canestro, speriamo che serva per sbloccare lui, Matteo Battisti e gli altri che devono dare un contributo a canestro. E ora proviamo a stringere le maglie in difesa
neanche a dirlo, tripla per Udine, fallo. Questa non è una frittata, Eugenio, è qualcosa di più. Qui le uova ne abbiamo messe tante nel paniere, Troppe, e ne ha viste troppe anche coach Cagnazzo, che richiama Picarelli in panchina. Un peccato però, perché avevamo finito di elogiarlo proprio in questo momento. Si era messo in partita finalmente dopo parecchi errori e va a commettere non mi sento di dire che sia un errore di gioventù, perché è anche il secondo questa sera, per cui è un errore grossolano vero e proprio. Sbaglia il libero aggiuntivo Coglie per fortuna Jesina. Battisti rischia di perdere il pallone ma lo ritrova. Show di Cuccarolo che gli oscura la vista. Bowers attacca dal palleggio Nobile, poi si sposta dalle spalle al canestro, attira su di sé gran parte della difesa udinese. Sotto per Maganza, ma che palla è! Poi Maganza si divora un canestro, ma Bowers che pallone ha dato! Battisti viene picchiato dalla difesa di Udine. È una vergogna questo non fischio, però io sono imparziale e tutto quanto, ma gli arbitri facessero il proprio lavoro. Alessandri continua a sbagliare da tre, rimbalzoni di Okoye, poi Nobile predica calma nell'attacco udinese. Rei, bravo Ferrari a prendere posizione profondo sotto canestro. È in crisi l'Aurora Basket, coach Cagnazzo vuole assolutamente parlarci su, perché questo è veramente un problema. L'Aurora Basket in questo momento non sta trovando canestri facili, anzi non sta trovando proprio canestri, e facciamo difficoltà in difesa. Detto questo, dicevi tu, Eugenio, qui cerchiamo di essere imparziali, però da una partita di basket rischia di diventare una partita di rugby in cui tutto è buono, i contatti tutti sono buoni. Dicevi, Matteo Battisti picchiato in qualche modo, ma gli arbitri non fischiano. Però a parte questo, stiamo subendo la fisicità di Udine, e questo è un dato. Stiamo facendo difficoltà da fuori a far canestro, mentre Udine, come dicevamo già nel primo tempo, caro Eugenio, se lasciata correre in campo aperto è una squadra capace di far male. Oggi ha trovato la giornata in cui i due americani stanno trovando con facilità il canestro e buone soluzioni. Ingenuità difensive da parte di Iesi, quella di Picarelli prima assolutamente clamorosa, in cui abbiamo regalato un tiro libero a Okoye. Iesi deve resettare, bene ha fatto coach Cagnazzo a chiamare time out. Calma, sangue freddo, la partita è lunghissima. Siamo a metà del terzo quarto, lunghissima. 4:58 da giocare, vantaggio Udine per 3 punti, 53-56, e parziale del terzo quarto al momento fermo su 5-13 per Udine. Iesi sta tirando troppo e male da 3 punti, ma in questi momenti fa fatica anche vicino a canestro e anche a costruire un'azione degna di questo nome. Bowers fino in fondo ci prova lui, sbaglia, correzione sbagliata anche di Maganza, e coach Cagnazzo chiede intensità ai propri giocatori. Bowers rimedia all'errore con una rubata per Battisti che subisce un altro fallo. Va in cielo Bowers, il fallo di Gino Cuccarolo. 2+1 per Bowers, che ha messo i razzi alle scarpe. Va in lunetta con tiro libero supplementare. Dopo 4 contatti non fischiati, finalmente è arrivato il bonus. L'arbitro ha fischiato un fallo su un grande stacco di Tim Bowers. Sta di fatto che dopo il time out Iesi esce bene, recupera palla in difesa e trova un canestro in transizione. Non semplice, dicevamo, qui forse gli arbitri non hanno potuto fare altro che fischiar fallo. Intanto tiro libero aggiuntivo realizzato, e ora serve un'altra grande difesa da parte di Iesi. Nobile per Rei, marcato a vista da Alessandri, pick and roll spezzato splendidamente, raddoppio da parte di Rei, poi va a segnarne due facili. È inutile dirlo, se si fa canestro in attacco poi bisogna anche difendere. Questo Iesi non lo sta facendo e Davis si toglie il coprimaglia e si va a sedere sul cubo dei cambi. Secondo fallo per Nobile e Davis prende il posto di Matteo Battisti, che anche quando non fa canestro è comunque utilissimo a coach Cagnazzo, e specialmente dopo una pausa forzata ai box per infortunio. Vederlo in campo nuovamente è un piacere, perché un ragazzo come lui merita il meglio. Davis spalla a canestro contro Coglie. Benevelli per Alessandri,
Iesi non guarda il canestro, i secondi stanno finendo. Alessandri si inventa un tiro dalla media in step back. Questo serve a Iesi, non queste invenzioni, ma i canestri servono a Iesi. I manuali del basket e dei coach, insomma, sugli schemi d'attacco se ne vanno a farsi friggere. Pippo Alessandri trova un canestro che non è neanche nel suo repertorio. E soprattutto ci stringiamo in difesa, recuperiamo un rimbalzo con Dwayne Davis che riapre per la tripla di Iesi che va a segno. E adesso è Lino Lardo a dover chiamare time out. Iesi con due azioni in cui ha stretto le maglie in difesa ha trovato due canestri. Eugenio, la chiave per Iesi è lì, chiudere il canestro. La chiave è quella, ma la chiave mi sbilancio a nome e numero, il numero è 24, il nome è Dwayne Davis. È rientrato, eccoci qua, a parlare di un nuovo vantaggio iesino. Time out per il coach Lino Lardo. Si riparte con il pallone nelle mani di Udine dopo il time out chiesto proprio da coach Lardo. Occhio a Ferrari sotto canestro, zona fronte pari per Iesi. Proprio Ferrari penetra, Davis cerca addirittura di non toccarlo perché non si sa mai. Ferrari sbaglia il tiro, Bowers a prendere il rimbalzo e a condurre il contropiede. Benevelli rifiuta un tiro per regalarne uno migliore a Davis, e Iesi torna a giocare, torna a segnare, torna sul più 6. Bastava tanto poco veramente per far tutti felici. Dicevamo dell'ingresso di Dwayne Davis che poteva essere una chiave della partita, ma guarda un po', ha tirato da casa sua, ha fatto canestro. La zona iesina ora sta dando i suoi dividendi. Riprendiamo palla in attacco, ci riprova questa volta e sbaglia, esagera diciamo in qualche modo, ma bene così. Ora l'inerzia sembra, aspettiamo a dirlo con calma Eugenio, ma Iesi sembra aver ritrovato il filo della partita. Ora Udine si incarta un pochino nel palleggio, ma la palla gira ancora per vie esterne. Vediamo, palla sotto per Cuccarolo, ancora sull'esterno, ancora un tiro da tre punti per Udine. Questa volta la difesa iesina si stampa dietro un blocco e Okoye continua a far canestro, risponde a Davis, ma alla lunga tra Okoye e Davis io dico che vince Davis. Tu Eugenio? Me lo auguro, diciamo così, me lo auguro. Canestro buono di Maganza intanto sul fallo di Cuccarolo, canestro buono e quarto fallo di Gino Cuccarolo. Faccio un appunto un po' polemico: quante volte Okoye avrà tirato in vita sua con 5 su 7 da 3 punti? No, la realtà credo probabilmente mai, se non nel giardino suo in America, credo. Ma bene così, Udine giustamente, dicevamo, giocano con una rosa ristretta e quindi sta chiedendo agli americani uno sforzo supplementare. Gli americani lo stanno svolgendo alla grande questo lavoro, diciamo, anche per chi non c'è. Udine che ha sfruttato molto dei nostri errori. Ora un'altra situazione contestata, ma insomma andiamo avanti. E dicevamo di Udine che sta facendo una partita secondo me molto intensa. Iesi ora sta provando con la zona a mettere in difficoltà Udine, sta sparacchiando da lontano e quindi da questo punto di vista coach Cagnazzo ha trovato una mossa in questo momento vincente. E andiamo addirittura con la tripla di Benevelli e Iesi che allunga.
tripla a sua volta anche di Mauro Pinton. E non c'è pace quando ci fermiamo un attimo. È un ping pong vero e proprio il nostro genio oggi. Davis profondissimo, bravo, e qua c'è un altro fallo, però ormai nemmeno lo diciamo più. Realizza Davis, 5 punti da quando è entrato. Pronto Moretti sul cubo dei cambi, o forse no, ci ripensa con Scagnazzo. Ray contro Alessandri, che lo tiene bene a distanza, ancora Pinton, ancora da tre, c'è l'errore stavolta, altro rimbalzo per Bowers. Il sesto della serata, invece sono 11 quelli di Maganza, altra doppia doppia per il capitano Jesino. Ancora Bowers, rolla dentro Maganza ma non riceve. Che palla per Benevelli che però non controlla, Pinton tocca e il pallone esce. Arriva ora il cambio per Jesi, anzi no, Moretti torna a sedere. Un attimo di confusione nella testa di coach Cagnazzo, non vorrei mai essere all'interno della sua testa in questo momento. Non vorrei nemmeno essere nella testa di Samuele Moretti, che sta facendo una danza tra la panchina e il cubo, ma bene, vabbè, insomma, ci sta. Adesso finalmente ci fischiano. No! Canestro buono di Davis! Canestro buono di Davis, oddio! Qua non so, sinceramente non so se il canestro possa considerarsi in realtà buono. Guarda caso, torno a essere polemico, guarda caso è il signor Saraceni ad aver dato per buono il canestro di Davis, lo stesso che nel primo tempo ha fatto quel che abbiamo visto. Io chiedo scusa per il no che ho detto, ma pensavo avesse fischiato un fallo l'arbitro, invece poi ha dato il canestro valido. Diciamo, si chiama compensazione a casa tua, Eugenio? Sì, anche se non amo molto questa cosa, diciamolo, non è una cosa che premia il gioco. Ray fino in fondo, fallo di Moretti che nel frattempo è entrato in campo al posto di Davis. Fallo di Samuele Moretti, classe 98, prodotto Jesino, vero e proprio lui. Altro cambio qui, fuori Moretti, dentro Davis per l'ultima azione offensiva del terzo quarto. C'è pronto un cambio anche per coach Lardo, probabilmente uscirà Ray e sta tirando i liberi. Buono il primo libero di Ray. Buono anche il secondo, arriva ora il cambio. Fuori Ray, dentro Nobile con il numero 9. Ultimi 6 secondi e 9 decimi per l'azione jesina. Bowers prova a farsi tutto il campo in palleggio, si deve prendere lui il tiro, si perde un po' troppo tempo e il quarto termina con un nulla di fatto. Nulla di fatto che però premia Jesi, diciamo così, tra virgolette, perché chiude il terzo quarto in vantaggio per 75 a 66. Si riparte per gli ultimi e decisivi 10 minuti di gioco tra Aurora Basket Jesi e GSA Udine. Udine con la palla in mano, Traini a gestire il possesso, si perde un po' troppo in palleggi Nobile, passano i secondi, sono 5 quelli rimasti sul cronometro dei 24 e Udine non ha costruito nulla in questa azione. Maganza stoppa Nobile, Bowers a controllare il pallone vagante. Alessandri, Davis prende posizione contro Traini che sta assalendo, si sta aggrappando sulla sua schiena. Benevelli per Alessandri, ci riprova Davis ma non ce la fa. Alessandri dalla media, si alza e va a realizzare il tiro in sospensione che regala a Jesi il nuovo più 11, nuovo vantaggio in doppia cifra per l'Aurora. Pippo Alessandri si costruisce un bel canestro. Attenzione, adesso noi subiamo chiaramente la schiacciata di Okoye, che sta continuando a essere in giornata di grazia, ma
Buona la prima azione di Jesi con Pippo Alessandri che si è costruito un bel tiro in sospensione e ora Jesi dovrà gestire questo vantaggio. Ci prova, palla fuori, tiro da 3 punti e ancora canestro per Andrea Benevelli da 3 punti. E che palla di Alessandri, tra l'altro, penetrazione e poi gran fucilata per Benevelli che ringrazia e punisce da 3 punti. Sbaglia Traini, ci riprova Benevelli subito da 3 punti, un po' alla Davis questo tiro, diciamo. Traini si fa tutto il campo, poi trova in angolo Mauro Pinton, sempre molto puntuale sugli scarichi, stavolta però sbaglia una conclusione piedi per terra con chilometri di spazio. Ringrazia l'Aurora e con Davis torna in avanti, batte Nobile, va fino in fondo Davis, Diop ci mette il corpo in maniera fallosa e manda in lunetta Dwayne Davis con 2 tiri liberi. Davis che entra dentro, sfida Diop, prende il fallo alla fischiata, ho pensato potessero fischiare il quinto a Davis. A questo punto ogni volta che sentiamo un fischio tremiamo, ma in questo caso era troppo netto il fallo di Diop. Davis in lunetta e Jesi che tenta, anche se manca ancora tantissimo, di cominciare a gestire un pochino la partita. Penetrazione di Dwayne Davis, andiamo a prenderci il fallo, un buon scarico, e se gli esterni a partire da Benevelli iniziano a far male da 3 punti, sicuramente la strada è buona per Jesi. Buono il primo libero per Dwayne Davis, buono anche il secondo, come al solito molto preciso a cronometro fermo. Torna a sedere, come dice coach Cagnazzo, per un paio di minuti Dwayne Davis, acclamato dal pubblico e dentro Matteo Battisti. 8-2-6-8, sono passati in sordina i 21 punti di Benevelli, lo dicevamo, lo pregavamo all'inizio della partita. Andrea, torna ad essere il Benevelli di inizio stagione, eccolo qua, sono 21 per lui questa sera. Traini attacca in angolo per Pinton, buona finta e poi arresto e tiro da 2 punti, ma non trova fortuna nemmeno questa volta l'ex sassarese. Traini su Battisti, supera ora la metà campo e arriva il fischio ai danni di Traini che per tutta la durata della partita sta usando un po' troppo il fisico, diciamo che fischio questa occasione era più che lecito. Sarà il primo fallo di Traini, la cosa un po' mi stupisce. Secondo di squadra per Udine nel quarto, rimessa veloce per Alessandri. Bowers ancora in palleggio a gestire con calma l'attacco dell'Aurora, 9 secondi davanti a sé, Diop lo può attaccare, Benevelli per Alessandri, 5 secondi, ci prova lui da lontanissimo, corta la conclusione di Pippo Alessandri, pallone che si spegne sul fondo. Qualche extra pezzo di troppo in questo attacco jesino, ci siamo un pochino accontentati in questo caso di gestire la palla e Pippo Alessandri è stato costretto a prendersi un tiro da distante e sicuramente balisticamente piuttosto difficile, però stiamo tenendo in difesa. Ora c'è anche un fallo in attacco di Udine e quindi Jesi potrà tornare appunto a gestire la palla continuando però ad attaccare il ferro. Eugenio, non possiamo assolutamente accontentarci. Intanto Udine alza i centimetri sotto canestro, prova un attimino a cambiare le carte in tavola, coach Lino Nardo, Gino Cuccarolo in campo per intimidire i lunghi jesini. Lunghi jesini che stanno rendendo alla grande questa sera, o almeno quelli titolari. Gianni Rizzi ha avuto poco minutaggio. Benevelli, a proposito di lunghi jesini, ci ha preso gusto stasera Andrea Benevelli, sono altri 2 per il lungo pesarese. Pinton per Rei, per Ocogli scusate, contro Benevelli, finta il tiro da 3, fa girare invece, palla va da Rei, 8 secondi per il tiro, taglia Cuccarolo ma non riceve, ancora Rei, un paio di crossover su Alessandri, lo lascia lì, poi c'è un'autostrada verso il ferro e va a appoggiare i 2 punti che gli valgono il 70° punto per Udine, il 20° punto personale. Buona, altra buona prestazione per Alan Rei. Alessandri cerca una conclusione abbastanza affrettata, non trova fortuna chiaramente. Traini fino in fondo, però coglie, ci mette una mano Battisti ma ritrova il possesso Udine, ancora con Traini, prende la linea di fondo, torna sui suoi passi, Pinton coglie in angolo, Benevelli
cerca di tenerlo lontano da canestro, ci riesce e poi ci mette la manona, concretizza il recupero Alessandri. Altro fallo di Tarini, non fischiato, ma poi Alessandri in becca Bowers che si appoggia al tabellone e Benevelli va a gasarsi col proprio coach e con il pubblico jesino. Allora, io sui contatti non fischiati non dico più nulla, basta. Dico solo che quest'oggi Babbo Natale si chiama Andrea Benevelli e che Pippo Alessandri, dopo un inizio di stagione sfortunato, sta invece crescendo tanto, tanto, tanto e anche in questa circostanza è andato a chiudere una bella azione per Jesi. Ora esce Matteo Battisti per l'Aurora, per Dwayne Davis che è andato a bere qualcosa, ha riposato qualche secondo e dovrà essere decisivo in questo finale, ma mi sembra che anche la difesa jesina sta comunque chiudendo bene il canestro e Udine sia un pochino a corto di fiato. Gioco forza, Udine sta soffrendo l'attacco di Jesi e sta facendo fatica fisicamente, sbaglia il primo libero Gino Cuccarolo. Sbagliato anche il secondo, ma Benevelli si dimentica di tagliare fuori Ray che raccoglie il rimbalzo e segna da tre punti. Conoscendo coach Cagnazzo è una cosa che potenzialmente può mandarlo in bestia. E Alessandri perde il pallone, poi Ray frana addosso a Filippo Alessandri. E Jesi è così, per 15 secondi stacca la spina e spesso concede parziali vertiginosi agli avversari. Io avevo detto che Babbo Natale era Benevelli, ma per noi invece in tanti adesso hanno regalato doni a Udine e abbiamo in qualche modo fatto riaprire la partita. Davis con alla rega, messo la tripla, palla regalata e ancora una palla regalata in attacco. Questo veramente non ci vuole. Coach Cagnazzo credo stia, diciamo, come dire, stia imprecando, ma Udine ha deciso che anche è Natale anche in Friuli e quindi ci regala ancora una volta il possesso. Cagnazzo letteralmente imbufalito con Maganza, che sicuramente non è l'uomo adatto per partire in palleggio. Bowers spalle a canestro, vede Davis, finta il tiro, Okoye sui suoi passi, Maganza ci riprova da tre punti, stavolta non trova fortuna, rimbalzo di Ferrari, Ray, Davis si toglie e possiamo capire il perché. Cuccarolo rischia di sbagliare la correzione ravvicinata. Jesi concede altri due punti, qualche mormorio dall'UBBPA Sports Center che non vuole vedere la squadra soffrire in questo finale. Bravo Davis qui a penetrare, a tagliare in due la difesa e andarsi a guadagnare un viaggio in lunetta. Due tiri liberi per il ragazzo da Philadelphia, primo fallo di Stanley Okoye. Partitone di Okoye questa sera, 24 punti conditi da 6 rimbalzi, un assist e 3 falli subiti per un 30 complessivo di valutazione, tra cui, come sottolineavamo prima, 5 su 7 da 3 punti. Sicuramente un dato in cui, nella giornata in cui gli arbitri hanno fischiato di tutto, di più e di niente, e il fatto che Okoye sia in questo punto della partita con il primo fallo a carico sicuramente è un dato. Jesi in questo momento chiaramente Dwayne Davis tende un po' a scansarsi tra virgolette in difesa, però quello che deve fare, come ha fatto in questa circostanza, è buttarsi dentro e andare a prendersi tiri dalla lunetta, e adesso sarà importante per Jesi prendere una buona difesa. Invece Maganza eccede con lo show difensivo e commette il suo quarto fallo. Abbiamo visto una scena abbastanza divertente tra virgolette, per quanto possa essere divertente ora qualcosa del genere. Maganza che si era platealmente lamentato per il fischio dell'arbitro e tutta la squadra a dirgli di star calmo, di evitare altri tecnici. Davis sul passaggio sbagliato da Traini, Alessandri fino in fondo, il fallo antisportivo di Okoye che è andato a dare, diciamo, un colpo nel volto di Alessandri, non crediamo volontario, semplice contatto di gioco che però, vista la situazione, l'arbitro ha deciso di valutare come fallo antisportivo. E due tiri liberi per Pippo Alessandri e rimessa in gioco per le mani di Jesi.
Ora vediamo l'arbitro che si spiega con l'autore del fallo, Stanley Okoye. E arriva il tecnico per Lino Lardo, che si stava platealmente lamentando. E Udine per gli ultimi 4 minuti sul meno 13 e fallo antisportivo contro, sembra un po' iniziare a gettare la spugna. Lino Lardo è grande coach e persona assolutamente per bene, però credo che se un allenatore si lamenti dopo questo arbitraggio di oggi, francamente, via, no, non esageriamo, dai, qui c'era un fallo abbastanza plateale di Okoye, come dicevi tu, e dopo quello che abbiamo visto durante l'incontro, via, dai, non... Caro Lino Lardo, ti scrivo una lettera di Natale, non esageriamo. 2 su 3 dalla linea per Filippo Alessandri, che ha tirato i due liberi dell'antisportivo, in più quello del tecnico ai danni di Lardo, e possesso, come detto, per le mani di Jesi. Davis per Bowers, Davis si smarca ma non viene servito. Ora Udine la mette sul piano fisico, in primis con Traini. Cliente non comodissimo per Dwayne Davis. Alessandri da 3 punti dall'angolo, sbaglia, rimbalzo di Ferrari, contropiede veloce per Udine, Okoye rischia di deragliare, Davis va a commettere fallo. Fallo di Davis, sì. Fallo di Davis, che probabilmente non ha nemmeno toccato né uomo né il pallone, ed esce applauditissimo, addirittura una standing ovation per lui da parte di tutto il palazzetto. Se non tutto, una gran parte. Si va a prendere il 5 di tutta la panchina aurorina e se lo merita, perché diciamolo con tutta onestà, i tre in grigio non l'hanno favorito questa sera. Allora, diciamo che se oggi c'è stato un protagonista, a parte la terna, diciamo, è stato Dwayne Davis, sia quando c'era che quando non c'era. Quando non c'era, ieri si è fatto fatica a trovare buoni canestri, a trovare fluidità in attacco. Quando c'era, canestri, tiri liberi, falli presi e grandi penetrazioni. Dwayne Davis, poco tempo in campo, ma assolutamente il protagonista della serata. Scaramucce tra Alessandri e Traini, nessun fischio, si gioca Bowers. Benevelli prende le vie centrali, Okoye ci mette la manona. Battisti cerca di fermarlo, poi canestro buono per una stupidaggine di Bowers qui. Che davvero ingenuità. Era stato fischiato il fallo ad Okoye, Bowers è andato a stoppare il tiro dopo che il pallone aveva battuto sul tabellone e giustamente è stato convalidato il canestro. Terzo fallo per Matteo Battisti e bonus esaurito anche per Jesi. Tre minuti e 13 per la fine della partita. Un tiro libero a disposizione di Stanley Okoye per accorciare ulteriormente lo svantaggio. Concentrazione di Okoye che va per i 28 punti con il libero realizzato. Supera facilmente il tentativo di pressing di Udine Jesi. Poi Battisti rischia di perdere il pallone. Va da Bowers che scongiura ogni pericolo. Bowers per Maganza, Battisti 7 secondi per tirare, Alessandri deve inventarsi qualcosa, dalla media Pippo Alessandri toglie le castagne dal fuoco, punti numero 7 e 8 per il ragazzo da Marciano. Poi il fallo proprio del numero 4 sulla penetrazione di Allarre che manda in lunetta il numero 25 di Udine. Pippo Alessandri si trasforma improvvisamente in Dwayne Davis e trova un canestro appunto come quelli che ci abitua a vedere l'americano Iesino, e dà respiro all'Aurora che in questo momento sta giocando con Udine, che comunque, diciamo, Eugenio, sta tentando probabilmente con le ultime risorse di provare una rimonta che a questo punto può sembrare complessa. Certo, l'Aurora ha fatto qualche calo di troppo, diciamo, soprattutto come dicevi prima nell'azione precedente con Tim Bowers, ma siamo sotto Natale, tutti siamo più buoni. Forse troppo buoni. 2 su 2 per Ray a cronometro fermo e Udine a meno 11 con 2.43 da giocare. Bowers
Fallo di Ferrari per su Battisti e quinto fallo per Michele Ferrari, ed esce dalla partita anche lui dopo Dwayne Davis. Dentro Nobili al posto di Ferrari. Ferrari che vediamo affranto per uscire dalla partita troppo presto e per aver regalato due tiri liberi a Matteo Battisti, che può così mettere qualche punto nel suo score personale. Lo fa con il primo libero a bersaglio. Più 12 Iesi, primo punto questa sera per Battisti. Pronto Picarelli ad entrare in campo. Buono anche il secondo libero. Fuori Maganza per Picarelli. Abbassa momentaneamente il quintetto coach Cagnazzo. Anche perché Udine è senza lunghi di ruolo in campo. Sono Rei ed Okoye, diciamo che è il più prestante fisicamente. Oltre a Rei ed Okoye ci sono Nobile, Pinton e Traini. Proprio Traini palla in mano, che cerca l'uno contro uno con Battisti. Okoye batte in penetrazione Benevelli, sbaglia però il tiro e Rei è prontissimo a correggere su una disattenzione di Bowers, che non lo taglia fuori, se lo dimentica. E Rei ringrazia Alessandri, batte la difesa, va fino in fondo, si prende la stoppata di Nobile. Ci ha provato Pippo, non è stato fortunato fino in fondo. C'è rimessa Benevelli, interrompe il palleggio e trova Bowers in angolo per Picarelli, importante da tre, e a segno Andrea Picarelli, la tripla importantissima che se non taglia le gambe a Udine poco ci manca. E Rei non è d'accordo, ogni volta non posso dire niente che vengo prontamente smentito. Stavolta è Alan Rei che da tre punti non vuol far finire questa partita, anzitempo. Fallo di Traini su Benevelli. Alla Rei, Okoye quest'oggi hanno tenuto in piedi Udine per tutta la partita, complimenti a loro, stanno tentando fino all'ultimo di tenere a punto aperto questo match. Udine decimata, come abbiamo detto più volte, da che ha trovato Okoye e soprattutto Alla Rei in questo momento con tecnica, anima e cuore per non mollare fino alla fine. Abbiamo detto tante cose su questa partita, ma facciamo anche tanti complimenti però ai giocatori di Udine, perché in una condizione difficile da un punto di vista di infortuni, sicuramente oggi hanno giocato una partita a testa alta, hanno sfruttato gli errori di Iesi, hanno sfruttato il fatto che Iesi per lunga parte del match non ha avuto percentuali ottimali dal tiro dalla lunga, sono rimasti in partita. Poi probabilmente nell'ultimo quarto qualche energia è venuta a mancare loro, ma stanno comunque onorando alla grande il match. Errore di Okoye che per forza ora deve trovarsi a forzare. Poi Alessandri finisce fuori, fallo antisportivo di Nobile. E Alessandri è arrivato veramente a prendersi una botta importante da Nobile, aveva scaricato il pallone Nobile. Anche qui secondo noi non penso si trattasse di un fallo volontario. Fatto sta che Pippo Alessandri va in lunetta con due tiri liberi. C'è una consultazione al tavolo tra l'arbitro, signor Terranova, e gli ufficiali di campo. Non so per cosa. Ah, il fallo era di Okoye. E quindi chiaramente Okoye viene espulso per doppio fallo antisportivo. Avevo assegnato il fallo a Nobile. Ora chiaramente Lardo deve mandare un quinto giocatore in campo. Entra Chiti con numero 21, Rafael Chiti, per quest'ultimo minuto e 37 secondi. E arriva al centesimo punto realizzato da Pippo Alessandri. E sono 101 con la doppia realizzazione alla lunetta. 10 punti per Alessandri, tutti in piedi perché ormai siamo ai titoli di coda, Marco.
siamo ai titoli di coda, si diceva che Iesi non poteva mai fare più di 80 punti, 70 punti quando si diceva, oggi invece ha trovato una buona vena realizzativa, soprattutto considerato il fatto che il suo principale giocatore, diciamo, con caratteristiche offensive, Dwayne Davis, è stato fuori per lunga parte della partita. Questo significa che Udine probabilmente ha dovuto concedere qualcosa con le sue zone agli attacchi iesini, ma che poi alla lunga Iesi ha trovato la chiave per aprire le difese. Il Palace in piedi, è in festa, è felice per questa bella vittoria prenatalizia dell'Aurora. Udine sicuramente avrà modo, però, come abbiamo detto, di rifarsi durante l'arco della stagione, quando recupererà i suoi giocatori e potrà giocare con il suo roster al completo. Bowers si prende un tiro dalla media sullo scadere dei 24 secondi, è iniziato l'ultimo giro di lancette di questa partita. Re in palleggio contro Battisti, ci mette il corpo Battisti, Chiti in angolo, si prende un po' di gloria, realizza la tripla Rafael Chiti. Bowers per Battisti, Iesi deve superare la metà campo, lo fa ora con Battisti che si lancia a terra pur di recapitare il pallone nelle mani di Benevelli. Ora l'Aurora si prende una bella dose di applausi, più che meritati, dal suo pubblico. A una ventina di secondi alla fine della partita deve tirare Alessandri sullo scadere dei 24, sbaglia il tiro, Benevelli tocca ma non controlla, controlla Larrey. Ultimi 15 secondi, Udine attacca giustamente per la differenza canestri, eventualmente per il ritorno Nobile. Finta il tiro, fa saltare tutti, Traini da lontanissimo ci prova da tre, sbaglia e c'è la sirena. Finisce qui il match tra Aurora Basket Iesi e GS a Udine. Vince l'Aurora 101-88. Una partita bella, con tanti canestri, tanti punti realizzati, ben 189 complessivi. Marco, una partita godibile e il giusto modo per Iesi per augurare buon Natale e buone feste ai propri tifosi. Iesi riprende il cammino che aveva interrotto a Roseto in modo brusco, lo riprende in modo brillante, sfoderando una prova agonisticamente valida, superando diverse difficoltà, in primis quelle che ha messo in campo Udine a livello tattico, poi quelle ambientali, quelle di qualche fischiata sicuramente non apprezzabile da parte degli arbitri, ma Iesi si è voluta regalare a tutti i costi un buon Natale, lo ha fatto. Noi da parte nostra, io da parte mia, caro Eugenio, auguro un buon Natale a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori. E buon Natale, buone feste siano allora per tutti quanti. Da Eugenio Agostinelli e dall'UBPA Sport Center è tutto, e anche da Marco Pigliapoco, buone feste e buona domenica sera a tutti.